Lentamente scivola la mia mano su di te, quel tanto che basta per trasformare ogni carezza in un gemito. Ti guardo accaldata a contorcerti tra le lenzuola umide, golosa ed implacabile. Forza, fammi male finché vuoi. Lo sai. Questa sera alla Maleducation parliamo di preliminari. La mia vita sessuale è abbastanza varia. E ho cominciato con una vita da eterosessuale. Fino a che, piano piano, è uscito fuori in me qualche curiosità verso persone dello stesso sesso. A differenza di un uomo, la donna quando la sfiori è panna, è morbida. Un uomo ti ispira un po' di forza, che non è violenza. Ha le braccia come te, le ha forti come te, ha le mani grandi come le tue. Senti comunque la forza di un uomo ed è la cosa che più mi piace. Touched the walls of a city streets and didn't explain, sadly showed us our ways. Quello che mi eccita maggiormente dei preliminari è il poter immaginare come sarà poi il rapporto sessuale. Già dai gesti, anche fortemente allusivi, che ci sono durante i preliminari, capisco se c'è chimica. Da come l'uomo mi lecca o mi tocca, immagino se sarà passionale, più voluttuoso, più dolce. Questo rimando continuo tra quello che sta accadendo nei preliminari e quello che sarà dopo. Tutto fa parte dei preliminari. A volte i preliminari possono tradire. Una persona che può piacerti tantissimo al primo impatto, magari poi una carezza che a te non piace, un bacio che non va a buon fine e finisce tutto. Mi piace sicuramente essere baciata in maniera molto passionale, a volte molto vorace. Mi piace molto sentire la lingua dell'uomo con cui andrò a letto, mi piace sentirla nella mia bocca, sul collo. Quando mi lecca le mani, mi piace immaginare la sua lingua da altre parti. Il preliminare perfetto è sicuramente il bacio. Everybody talks to you.
Roberta, la lingua tra i cinque sensi è l'organo che preferisci per il preliminare? Sì, tra l'altro racchiude i due sensi, cioè sia il gusto ma anche il tatto in realtà, cioè senti sia la consistenza ma anche il gusto dell'altra persona, è una parte molto sensibile, quindi mi piace molto, sia da utilizzare che venga utilizzata su di me. Cosa ti piace della lingua? La prima parola che ti viene in mente? La morbidezza. La morbidezza? Sì. La morbidezza è anche, sì, a volte comunque ha una passionalità, cioè viene usata in maniera passionale, quindi mi piacciono comunque i preliminari abbastanza passionali, non troppo morbidi, non troppo romantici. Mi piace sentire il desiderio dell'altra persona nei preliminari, secondo me è il momento in cui avverti maggiormente il desiderio, ma non è tanto è più legato all'immaginazione in quel momento, perché non stai ancora nella fase dell'atto sessuale in sé. Anche il bacio, secondo me, è il preliminare perfetto. Ecco, preliminari, questa è una parola che in sé potrebbe racchiudere tutto lo spettro sessuale, perché non c'è un inizio o una fine del preliminare, potrebbe essere uno sguardo, potrebbe essere la penetrazione preliminare a un altro tipo di penetrazione, a un gioco successivo, quindi affrontare una puntata sui preliminari, chissà dove ci porta e chissà dove porterà voi che state guardando, ma che speriamo di rincontrare sul nostro sito internet www.lamaleducacion.la7.it. Pensieri stupendi, quello è lo spazio per scriverci e per commentare, per raccontarci quelle che sono le vostre esperienze in materia di preliminari. Preliminare da dove parte? Per esempio, vorrei partire con Eleonora. Per te il preliminare da dove parte? Ma può partire da uno sguardo, un semplice sguardo, e poi può partire invece da qualcosa di organizzato. Cioè, non lo so, leggiamo un fumetto erotico, vediamo un film, iniziamo a vedere un film erotico, facciamo un massaggio che è sicuramente qualcosa. Ti piacciono fumetti e film, quindi le immagini? Sì, non sempre, però qualche volta è capitato, sì, soprattutto i fumetti. Soprattutto i fumetti? Sì. Cosa ti piace, la figura o quello che viene scritto? Beh, quello che viene scritto poco, perché il fumetto insomma è piuttosto veloce, però le immagini, sicuramente le immagini. A Elvira piacciono i preliminari? Io li salterei, andrei direttamente proprio a quello che mi sconvolge, mi massacra, cioè a me piace così. Non mi piacciono queste cose troppo da femmine. Magari dopo. Non mi piace. Cioè, voglio essere aggredita. A me piace così. Però a me quello che mi spalma la lingua sul collo mi innervosisce. Cioè, io non lo sopporto. E dice, non mi piacciono queste cose da femmina. Vengo subito da Chicca a questo punto. Queste cose da femmina. Ragione, perché invece a me piacciono tantissimo. Possiamo ricordarlo, Chicca è trans, quindi hai tutto anche tu a disposizione. Vabbè, come esperienza? A me il preliminare piace molto, però molto forte. Mi piace deciso, anche a me non la linguettina così, ma è una cosa forte. Preliminare lo intendo... Cioè ti piace l'impasto delle mani sul tuo corpo? Sì, tanto tanto. E una cosa specifica che ti piace sul preliminare? Non so, un bacio, la lingua? No, mi piace leccare, mi piace farmi leccare, dalle ascelle a tutto il resto. Ma nel preliminare, fin dove arrivi? Arrivi anche all'eventuale fellazio, agli organi genitali, sì, oppure sì. Lo consideri preliminare? Sì, e diciamo che a me piacerebbe anche finirla lì tante volte. Cioè? Nel senso che poi magari tante volte la penetrazione poi... sciupa un po' quel momento che io avevo creato prima, cioè questo bel preliminare molto eccitante, molto forte, che con la penetrazione poi tante volte... Scema? Sì. A quante succede la stessa cosa? Che un preliminare particolarmente avvincente poi si sgonfia nel momento della penetrazione? Sì, a parte che sono d'accordo sicuramente che il preliminare deve essere incisivo, cioè una cosa... No, la carezza, bei capelli, begli occhi, sì, vabbè. E va bene. Quindi già una cosina un po' più. Poi se è fatto bene, 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 secondo me, se vogliamo considerare preliminare, che ne so, appunto il sesso orale, delle volte può iniziare e finire come un buon sesso. Cioè non ha bisogno
dell'atto successivo, cioè preliminare mi sembra una cosa che poi necessita per forza della cosa dopo. Ma infatti non c'è un margine al preliminare. Esatto, abolendo gli occhi, i capelli, il naso, i complimenti, via. Quindi quelli non ti interessano? Quelli, quando mi conosco, piacere Valentina, piacere, begli occhi, ok. Poi dopo però se... Siamo lì nella situazione, mi dici begli occhi, un po' mi passa la voglia. Quindi su quel tipo di mezzo di preliminare incisivo direi che possiamo anche fermarci. Cioè non lo chiamiamo preliminare, lo portiamo a conclusione e poi mangiamo una cosa, ci rilassiamo e possiamo anche fare altro sesso dopo. Finisce lì e si rifà dopo un po'. Ma gli uomini sono bravi nel preliminare. Poi quando arriveranno i nostri amici uomini cercheremo di capire anche da loro che cosa intendono per preliminare, perché se saltiamo i complimenti, le carezze, gli occhi e i grattini... Alessia? C'era un ragazzo che mi piaceva tantissimo, grande gioco di sguardi, lavoravamo poi insieme in un pub, il periodo dell'università, quindi un po' periodo anche di scoperta. Quindi tutto il tempo per quindi pasturare? Quindi riuscimmo alla fine a ricavarci quell'ora da passare insieme e alla fine non trovavamo il ritmo. E quindi fu una disperazione totale, siamo guardati e mi ho detto vabbè, è andata così e fu... Cioè non mi ricordo neanche più il preliminare, eccetto il gioco di sguardi, che aveva degli occhi lui verdi bellissimi. Però poi arriviamo al nostro momento in cui volevamo proprio consumare la passione che era cresciuta nelle settimane di lavoro insieme, però non c'era ritmo e fu una tragedia totale, cioè proprio mi dispiace. Lo sguardo è un preliminare fortissimo per molte persone, quasi che rimane fino a se stesso, perché guardarsi, desiderarsi e assaggiare attraverso lo sguardo quello che potrebbe essere è molto eccitante. Edith, tu sei per i preliminari più lenti, sì, più sì, graduali. Assolutamente, possibilmente che durino ore, anche giorni, nel senso che non è detto che... Ti eccita lo sguardo? Molto. Essere guardata e cercata con gli occhi? Non sono molti gli uomini che hanno gli occhi che parlano. Ecco, quando ne incontri uno te ne accorgi, perché è in grado di spogliarti con gli occhi, è in grado di farti capire tutto lo sguardo. Allora, sullo sguardo, su questo sguardo maschile vorrei farvi vedere, sentire Pietrangelo Buttafuoco. Quando l'uomo nella sua millenaria storia ha cercato di codificare attraverso letteratura la fase preliminare dell'incontro, ovvero il corteggiamento e quindi il primo contatto, la nostalgia del bacio, è stato codificato secondo regole che possono essere utili laddove il passaggio è sempre delicato tra contatto fisico e una sorta di sorveglianza, di vigilanza, quasi una sentinella spirituale. Tant'è che il preliminare è quello dello sguardo, ancora prima del contatto. Tant'è che il vero preliminare è quello del silenzio, ancora prima del sussurro. Tant'è che il vero preliminare è il respiro, che viene modulato secondo assenza. Come se dunque la donna a cui si rivolge la propria attenzione, come se l'uomo a cui si rivolge la propria attenzione da donna, fossero assenti piuttosto che presenti. Tant'è che debbo ricorrere per forza ad una parola, ad un termine arabo che è stato poi fatto proprio della lingua siciliana, che è la mia lingua madre, che era quella del talia, che erano le avanguardie, cioè erano quelli che perlustravano, quelli che andavano in avanscoperta per riconoscere e quantificare il territorio. Il talia è diventato poi il tagliare ed è il momento più bello del preliminare del corteggiamento, cioè è quando una donna dice alla propria amica, in riferimento a un terzo, cioè all'uomo presente, al corteggiatore, dice talia se mi talia, guarda se mi guarda, e quindi ancora una volta aggiungere nel fondamento del preliminare a un tanto di assenza un altrettanto di assenza. Quindi guarda se mi sta guardando, e forse addirittura un passo ancora prima dello sguardo, è l'assenza dello sguardo. Tu guardi qualcuno che ti desidera, ma non gli fai vedere che lo stai guardando, ma chiedi all'amica. Molto interessante. Vorrei dare il benvenuto anche ai nostri amici uomini, partendo da Fabio, il nostro protagonista sui
preliminari, poi Giorgio, Tyler e Roberto. Preliminari, noi abbiamo già fatto una distinzione, Fabio, tra il preliminare saltato, quindi direttamente alla carne viva, e invece lo sguardo perpetrato per più tempo. Tu da che parte stai? Io sto assolutamente dai preliminari, addirittura fuori da casa, prima. Per cui il primo sguardo, il modo in cui comunque un uomo mi guarda, mi chiede anche di uscire. Quello è tutto ciò che poi mi fa dire sì o no. Tutto ciò che vuoi un caffè? No. Anche, perché no? Dipende dal tipo di sguardo, dalla voce. Se c'è interesse, se c'è complicità anche dal primo sguardo. E il passo successivo per te sul preliminare cos'è? È un bacio, una carezza, uno sfioramento semicasuale del corpo? Anche lo sfioramento semicasuale, uso il tuo termine, che ci può essere col gomito, con una mano, sicuramente. Perché comunque è un modo di approcciare, di farsi sentire. Ci sono interessi? Ah, vediamo. Ecco perché poi il tono della voce, il modo di chiedermi qualsiasi cosa, sicuramente è un preliminare. Prima è venuto fuori, così subito, nel primo giro di commenti, di esperienze, che forse gli uomini non sono bravissimi nei preliminari. Tra uomo e uomo com'è? Tra uomo e uomo sono fondamentali i preliminari. A parte il fatto che io credo che siano fondamentali tra chiunque, che sia un rapporto eterosessuale, che sia omosessuale, credo che siano persone poco fantasiose quelli che comunque non giocano con i preliminari. Mi devi far capire che ci sei, mi devi far giocare, dobbiamo giocare insieme, specialmente nei primi approcci, prima di levarci la camicia. Fammi vedere se sai giocare, giochiamo insieme, è come una partita. Roberto, a te piacciono preliminari? Cioè, no. Della verità so che per te il sesso è un preliminare continuo. Il preliminare sta decisamente alla parola amore, perché non si possono fare dei preliminari belli, sentiti, se non si ama veramente una donna, una persona. Perché il preliminare è soprattutto pensiero, è il pensare a una persona. Perché io penso a te mentre lavoro, perché penso a te mentre faccio le cose. Quasi a volte il momento del preliminare, del rapporto fisico, diventa un imbarazzo per me, perché ho talmente pensato alla persona che voglio, e quindi ti voglio, perché ti ho pensato, che mi imbarazzo quasi. Poi però comincia l'esplorazione, come dicevamo prima, no? Fuori parlavamo dei viaggi. Ogni perché anche i signori sì, uomini, mentre aspettano, si scambiano, arrivano preparati. Ogni viaggio ha i suoi odori, i suoi sapori, e così ogni donna. E quindi per noi diventa una scoperta, no? E però il preliminare nasconde anche delle ironie, no? Perché magari mentre sei lì sotto lei dice: cosa mi stai facendo? Dico: come? È fino adesso, tutta la sera che ci provo. E ci sono anche delle ironie. Dico che il preliminare comunque racchiude più le fasi della nostra vita, mentre l'atto sessuale in sé per sé, per quanto possa essere sicuramente rivelatrice della fisicità dell'uomo, però da un certo punto di vista è meno impegnativo. È meno mentale, no? Posso chiedere una cosa alle amiche? Ma quando diciamo: oddio, cosa mi stai facendo? Esattamente, cosa intendiamo? Elvira. Dipende dal tono. Se tu dici: cosa mi stai facendo, significa che lei non se ne accorge molto. Potrebbe anche essere che magari si aspettava qualcosa di meglio. Oppure che sei in un'altra dipende stanza. Dal tono. Oppure sta, non so. Cioè, dipende molto dal tono. Cosa mi stai facendo? A me non mi è mai capitato di dirlo. Cioè, no, invece ti assicuro, cioè, che me ne sono accorta. È come dice lei, è la constatazione di quello che lei si era immaginata, e c'è questa sorta di ritrosia, questo imbarazzo che dice: vabbè, io sono un altro carattere. Sì. Il preliminare è conoscenza dell'altro, Tyler? Assolutamente sì. Cioè, io non potrei avere un rapporto se prima non ho un preliminare. Perché nel preliminare uso tutti i sensi, uso il tatto, uso l'olfatto, uso lo sguardo, e sono fondamentali tutte queste cose, perché almeno nella mia esperienza personale la maggior parte delle donne controlla o vorrebbe controllare. Cioè? E, almeno le donne che conosco io, perché non vorrei provocare nessuno,
hanno questa tendenza a controllare ciò che sta succedendo, a controllare l'uomo in generale. Allora i preliminari possono aiutare a rilasciare tutto quel controllo, a far sì che quel corpo possa veramente rilassarsi, a far sì che quella donna possa veramente aprirsi. Io ho la possibilità di conoscerla, lei ha la possibilità di conoscermi, ci possiamo fidare e ci possiamo veramente aprire a delle sensazioni che ti portano poi a fare un sesso che non ha nulla a che vedere con un sesso dove invece ci si incontra e dopo due secondi... In quel caso come affronti il preliminare tu? In quel caso mi stressa molto perché sarà che 18 anni di yoga alle spalle, sarà una diciamo predisposizione proprio mia, del mio carattere o del mio lavoro che faccio, lì insomma è tutto più accelerato, è uno stress, per me è uno stress. Per te è uno per stress. Me è uno stress. Chi si ricorda Ultimo Tango a Parigi? Tanti. Allora, Paul chiede, perché hai frugato nella mia giacca? E lei risponde, per sapere qualcosa di te. E lui gli dice, se vuoi sapere qualcosa di me, di più, fruga dentro il mio slip. Giorgio? No, io non sono per i preliminari lunghissimi, nel senso che mi piace, insomma, usciamo insieme, poi a un certo momento... Quello che diceva Fabio per me è corteggiamento, quindi una fase leggermente, tu la diciamo consideri preliminari anche la fase che io considero corteggiamento praticamente. Arrivato al culmine del corteggiamento, a quel punto credo ci sia il contatto fisico, dove per forza un minimo di preliminari ci devono stare, però io vorrei che, cioè io il mio preliminare, è, perlomeno nella mia accezione, deve essere intenso, cioè proprio lo scoppio della passione. Che non vuol dire saltare il preliminare, perché poi dipende dalla persona, però certo. Edith? Tyler prima parlava di controllo della donna. Chi conosce le donne evidentemente sa che noi amiamo controllare tutto, organizzare la vita di noi stesse, della nostra famiglia e dell'altro, grazie ai preliminari, a questo momento importantissimo, puoi finalmente lasciarti andare e dimenticare il cervello a casa. Questo è... Staccare il cervello preliminare. Sì, sì. Qual è il posto per il preliminare? Posti particolari, dove vi è capitato in maniera inaspettata di iniziare? Deborah. Sì, eravamo a un matrimonio, si era banchettato, si era giocato, ci si era divertiti, era una festa e c'erano queste grandi tavolate dove le tovaglie coprivano i piedini, no? E poi ci si è spostati... Ah, quelle tovaglie che coprono i piedini, ragazzi! Si è spostati tutti in terrazza per il grande evento, il taglio nuziale, i complimenti, le fotografie e ci siamo intrufolati sotto questo tavolo e abbiamo cominciato a baciarci, a leccarci... come da veri preliminari, perché io sono molto meno romantica di tutto quello che ho sentito. Considero il giorno prima, quando ci pensi, desiderio, quando arrivi e ti intendi e ti guardi, seduzione. Poi il preliminare per me è contatto, contatto e non sguardo, per me è proprio contatto, cioè sono mani e bocca. Cosa preferisci, le mani o la bocca? Preferisco la bocca, potrei anche tenere le mani legate e usare la bocca dappertutto. Per me il sesso deve essere bagnato, cioè voglio sudare, voglio essere bagnata di saliva e voglio bagnarmi io, voglio la mia eccitazione. Sì, sì, sì. Pica, sì. Sei d'accordo? Sì, ecco, sì. La sensazione di sesso bagnato, che per una donna sì. Tout court, quindi con l'organo sessuale femminile, è una sensazione di umido, di bagnato, di qualcosa di che quasi nasce, perché l'umidificazione certo. Prima non c'è e poi a un certo punto, puff, appare. Sì. Come posso spiegartelo? Vorrei che me lo spiegassi. sì, anche per me è la stessa cosa. Poi ovvio con... non ho quella cosa che si bagna, un'altra cosa, però è la non stessa sento cosa. A crederlo, perché comunque io faccio sesso con degli uomini, cioè con persone che hanno un pene. Esatto. E ugualmente ce la godiamo e questo bagnato soddisfa tutti e due. Quindi non stento assolutamente a credere a quello che dice, mi sembra molto lecito. Sì, e anzi... certo, sì, 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 sì. Roberto, sensazione di umido femminile, qual è la sensazione di un uomo nel preliminare? Beh, la sensazione di un uomo nel preliminare è, diciamo che è abbastanza evidente, no? Nel senso che... se un uomo si eccita, è abbastanza evidente che corrisponde, diciamo, al bagnato della donna. So
per esperienza personale, appunto, che molte donne, e noi uomini a volte siamo maldestri, per cui non tocchiamo bene e usiamo la bocca ancora meno bene, no, non siamo. E molte donne che sentono la libertà di toccarsi da sole davanti a me e quindi di autoeccitarsi, contribuendo anche al mio eccitamento, lo trovo un segno di grande intimità, di grande scambio, perché soprattutto poi nel preliminare è una sorta di mettersi in senso buono, in mostra, dare le istruzioni, certo. Diciamo, io sono fatta così, mi do a te. E se in questo momento c'è anche un momento individuale, singolare, in cui una donna può provare eccitazione toccandosi e tu semplicemente guardi e lei prova eccitazione, prova piacere e prova orgasmo, io non trovo nessun problema. Se arriva subito questa intimità è ancora più bella e dà ancora più senso magari al rapporto, diceva prima, mordi e fuggi, in cui c'è sempre un po' di imbarazzo, un po' di tensione, no? Per esempio, il rapporto mordi e fuggi, oppure anche un appuntamento con il proprio amore, compagno, compagno di letto. Quando il preliminare è premeditato, nel senso, esco da casa, per esempio, senza mutande, perché per me questa cosa è già un preliminare e vorrei che lui sapesse che sono uscita con questa intenzione. Ma ne parliamo tra pochissimo, restate qui. Bentornati alla Maleducazione, si parla di sesso attraverso le esperienze di tutte le amiche presenti, ma anche gli amici, e anche attraverso le vostre di esperienze, che speriamo di raccogliere sul nostro sito internet www.lamaleducazione.la7.it. C'è uno spazio, un forum, si chiama Pensieri Stupendi, e lì potrete raccontarci anche voi come vivete il preliminare. Se lo fate, se non lo fate, dove inizia, dove finisce, potete fare domande ma anche rispondere. Ci eravamo lasciati con... Siete mai uscite senza gli slip, senza le mutande? Premeditando di colpire, premeditando il preliminare? Carla? Io sì, l'ho fatto e appunto si trattava proprio di un'intenzione già prima di partire di casa per suscitare la sorpresa proprio nell'altra persona, quindi anche un modo di non solo di giocare ma proprio di comunicare chiaramente cosa volevo, ovviamente. Beh, diciamo che sì, più chiaro di così. C'è anche un piacere proprio nel sentirsi strusciata anche dal tessuto. Dorota? Sì. Io adoro uscire qualche volta senza lo slip per provocare il mio partner, per vedere la sua reazione, perché mi diverto molto. E poi uscendo così, per esempio, sotto un vestitino. Cioè, come sei vestita adesso, ma senza gli slip. Esatto. E perché sento una specie di libertà, mi sento molto libera. Però mi è capitato che uno dei miei partner preferiva le mutandine perché riteneva che sono più sexy, quindi... Preferiva che tu indossassi le mutandine perché... Sì. Nella sua idea era più sexy potertele sfilare. Esatto. Ecco, agli uomini, signori uomini, Giorgio per esempio, il fatto di trovare una donna senza mutande, quindi ha premeditato, prima di te. Il fatto di trovare una donna sul sentiero di guerra è sicuramente una bella, no, a parte gli scherzi. Beh, è molto, lo trovo molto sexy, lo trovo molto sexy. Ma non ti mette un po' un'ansia da prestazione, nel senso, se lei è uscita senza mutande, probabilmente vuole qualcosa e forse non ti senti di dargliela in quel momento? Io mi sento di dargliela sicuramente se esco. No, io sono nato pronto, tu capisci che sei una cosa... Diciamo che perde io, senso il coltello, esatto. Svizzero. Roberto, non ti mette un po' di ansia trovare una donna... No, ma io ho la mia da raccontare su questo. Una sera ero in macchina con una mia amica... che aveva una pelliccia e mi ha detto: io sotto sono completamente nuda, il primo posto isolato che ho visto, ho girato la macchina con una propria inversione a U da ritiro patente, ho preso una buca, si è rotta la coppa dell'olio della macchina e gli ho detto: tu da domani le mutande te le metti sempre.
ogni volta che usciamo. Tyler, se trovi una ragazza che esce con te, che ha premeditato il preliminare? L'indicazione è forte e anche solo a pensarlo già ho un po' di difficoltà a parlare, quindi nel mio caso io insomma faccio un respiro profondo e mi armo e scendo sul campo di battaglia e faccio quello che posso. Però insomma l'indicazione è forte, quindi un po' mi spiazza, nel senso io sono quel genere di uomo a cui piace più sfilarle piuttosto che trovarle già sfilate, però è una questione di... Per Fabio invece com'è tra uomini? Beh, tra uomini è molto divertente. E tu sei mai uscito senza mutande? No, mi è capitato di essermi dimenticate il cambio in più in palestra mentre uscivo, per cui stavo senza. Però ci ho giocato, nel senso tra uomini comunque l'eccitazione è visibile. Io lavoro in palestra, esci dalla palestra, vai a casa di lui, in tuta, morbida, e dopo un po' si nota, lui nota, e da lì scattano i preliminari. Anche se generalmente, come ha detto Tyler, è bello sfilare gli indumenti. Io preferisco trovare indumenti intimi. Da sfilare? Da sfilare. A parte che mi piacciono proprio da vedere. Un uomo in slip, un uomo in boxer. A me piace molto vedere un uomo in abbigliamento intimo. Mi piace molto. Calzino? Mai. Mai? Beh, se sta a casa io lo vado a trovare in tuta, senza niente, magari senza. A casa sua. Chicca? Io lo voglio vestitissimo e poi lo spoglio io. Sì, sicuramente. Cioè da cima... Sì, sì, sì. Mi piace, dalla cravatta. Quindi sì. Ti piace la gestualità come preliminare di spogliare un uomo? Tanto, tanto. Ma lui ti può spogliare nel frattempo oppure deve stare... Ma dipende un po' poi chi hai davanti, però se attende mi piace. Tu esci con o senza gli slip? No, io con gli slip. Con? Sì, per forza, non posso permettermelo, no, non sarei così eccitante come te senza, sicuramente. Alessia, invece? Beh, a me piace in ogni caso l'effetto a sorpresa, nel senso che preliminari per me possono essere tante cose. Si parlava del mutanda, senza mutanda. Siamo partiti dallo sguardo. Sì, siamo partiti dallo sguardo. La carezza sulla mano. È tutto un po' preliminare, la carezza sulla mano, lo sguardo, il tocco. Siamo arrivati alla premeditazione. Premeditazione, sì. La premeditazione per me... ho premeditato di togliere la mutanda nell'attesa del mio amante, nel senso che gli preparavo l'effetto sorpresa nel momento in cui lui è arrivato a casa mia mentre io gli preparavo un caffè. Mi ha abbracciato da dietro e sentire che mancava la mutanda sotto il vestito è stato un preliminare molto molto eccitante. Però io sono anche una fan ad esempio dello striptease e quindi mi piace molto lo striptease come preliminare. Ti piace farlo o ti piace che qualcuno lo faccia per te? Mi piace assolutamente farlo e mi piace che una donna lo faccia per me. Un uomo assolutamente no, mi dispiace. Gli uomini sono... perché i preliminari sono davvero diversi per gli uomini, sì, e per esatto. Le donne. E su questo abbiamo scambiato due parole con una donna meravigliosa che è Dacia Maraini. Ma i preliminari sono importantissimi naturalmente. Ecco lì per esempio io vedrei una differenza fra gli uomini che hanno molto meno bisogno di preliminari, hanno questa specie di immediatezza di desiderio sessuale, e le donne che invece hanno dei tempi più lunghi, hanno bisogno di arrivare lentamente all'eccitazione. Ora io mi chiedo se questi tempi diversi sono dovuti alla natura o alla cultura. Io sono propensa a pensare che sia cultura anche quella, perché la natura ormai l'abbiamo lasciata talmente indietro. Per cui un uomo magari abituato proprio culturalmente a considerarsi, a considerare la sua virilità una cosa rapida, aggressiva, che si impone, ecco, e che probabilmente magari anzi di una certa ritrosia femminile si eccita, ecco. Però tutte queste cose secondo me non sono naturali, sono culturali. Cioè le donne spesso arrivano lentamente proprio perché hanno, fra l'altro, delle paure di lasciarsi andare e quindi hanno bisogno di più preliminari anche perché il lasciarsi andare è fuori dalla cultura femminile, è un segno a volte di resa, di pericolo,
di un segnale di libertà che non è considerata opportuna. Ecco. E quindi probabilmente questi due tempi che ci sono effettivamente, probabilmente sono un risultato culturale. Non so fino a che punto, però io sono propensa a pensare che in fondo tutte le differenze poi vengono dalla cultura e non dalla natura. Allora, c'eravamo prima di Dacia sul preliminare maschile e femminile, sul fatto che probabilmente l'uomo non ne ha poi così tanto bisogno, mentre invece per le donne è eroticamente più stimolante per alcune, perché abbiamo sentito Elvira, Valentina che dicevano no, a me va benissimo così. Volevo capire lo strip, fare lo spogliarello che Alessia piace fare e veder fare alla sua compagna, ma non a un uomo. Agli uomini piace lo spogliarello da fare? Lo chiedo a te, Fabio, e poi passo ai signori uomini etero. Spogliarello da fare? L'hai mai fatto? Sì, l'ho fatto. È stato divertente, ma sinceramente preferisco altro. Giorgio? Guarda, non è il mio forte lo spogliarello, anche no, dicevo, però il massimo che ho fatto, stavo con una ragazza molto giovane, ho fatto un errore clamoroso, per la prima volta mi sono tolto i boxer, sono passato dai boxer a quelle mutande, quelle classiche, quelle strette slip. Così. Sono guardato allo specchio, ero al limite da intervento del WWF, quindi ho ripreferito mettere... E ti piace invece una donna che... Beh, sì, certo, molto. Che fa lo spogliarello? Beh, sì, molto, molto, cioè, molto, anche se io a proposito di sorprese, io ricordo questa ragazza arrivò con la pelliccia, aprì sulla porta di casa e cominciò piano piano a fare lo spogliarello. Mentre ci eravamo quasi spogliati, a un certo momento io avevo un colonnello che era amministratore del palazzo, proprio nel momento culminante, quando lei cominciava a scendere, il colonnello suonava, prendo il coso proprio mentre lei si era completamente abbassata. Carissimo, l'ho chiamato perché lei è l'ultimo per scegliere se sulle scale mettiamo il corrimano di legno, d'alluminio o di marmo. E mentre lei faceva... Di marmo! E mentre faceva questa, alla fine, disperato, non sapevo che... di legno! Perché è stato un momento tragico, e questa è però divertente, ecco, per dire. Insomma, abbiamo quattro uomini, due hanno trovato la donna con la pelliccia. Sì. Chi in macchina e chi all'uscio di forse casa. Forse era la stessa. Sì, tragicamente, pure la mia, sì, pure. Roberto, tu hai mai fatto lo spogliarello per la tua signora? E... quando avevo meno pancia, sì. Però, diciamo... A me, invece... piace molto vedere la mia donna che si veste con gusto, cioè che si veste in modo molto quasi a rallentatore, magari davanti a uno specchio in cui lei stessa si compiaccia di come si sta vestendo. E io seduto su una poltrona che me la guardo, perché io la donna mia la vedo sempre nuda. Ci dormo. Per me l'esaltazione invece è che lei si vesta bene per me. Per te. Vorrei scoprire qualcosa in più su Fabio e su Roberta, sempre sui preliminari. Nei rapporti uomo-uomo c'è un ruolo predominante. Durante i preliminari ho la percezione se il partner che ho in quel momento ha un ruolo attivo o passivo. Io sono un versatile. Durante i preliminari cerco di far capire che mi piace la parte attiva, mi piace la parte passiva. Quello che a me soddisfa di più è avere contatti con una persona versatile come me. Credo che sia la cosa più bella. Nei preliminari si accendono gradualmente tutti e cinque i sensi. È un'esplorazione a livello proprio istintivo. Mi piace guardare l'uomo con cui sto e vedere le sue espressioni. Stare attenta ai suoi sospiri, al fatto che ansima in maniera diversa.
sentire il calore della pelle sotto le mani, annusarlo, sentire come cambia l'odore e anche del sudore quando uno ha un rapporto e assaporare una persona, esplorarla con la lingua, è una cosa molto, molto eccitante proprio perché è molto intima, fa parte di quell'alchimia che fa poi l'accordo e l'eccitazione tra due persone. Se durante i preliminari mi annoio, faccio in modo magari che durino un po' meno. Io personalmente mi diverto tantissimo con i generi alimentari. Mi piace molto mangiare anche la pizza a letto, senza interrompere, quando ho complicità e anche se ho fame. Sicuramente l'aspetto mentale, soprattutto per una donna, credo che sia molto importante, il fatto che un uomo lo sappia stuzzicare. Mi piace quando i preliminari non sono scontati, quando si inizia a fare l'amore sfiorandosi in momenti di quotidianità, per esempio sotto un tavolo al ristorante o al cinema, oppure in autobus. Quando ci si accarezza e ci si spoglia piano piano in ascensore o in un angolo appartato. Le carezze delle parti intime fanno parte sicuramente dei preliminari. È fondamentale anche il primo approccio che hai con il pene del tuo partner. Anche nei rapporti con più persone. Mi è capitato in tre. Io personalmente sono più soddisfatto nei preliminari con una persona. Due persone, troppo dispersivo. Agli uomini a cui piace il sesso, agli uomini curiosi, piacciono i preliminari. Nei preliminari c'è tutta la fase di immaginazione, di esplorazione. Invece vedere il pene di un uomo e sentire proprio la sua eccitazione, siamo già nella fase successiva. Il gioco di allusioni, di fantasie finisce lì per me. Ma tu, Roberta, ti prepari in qualche modo per... Sì. Cioè, la preparazione è un preliminare per te? Assolutamente sì. Ma introduci qualcosa, non so, le scarpe, l'abbigliamento? Sicuramente non c'è una cosa in particolare, tipo appunto vado senza slip o cose particolari, però c'è proprio un rito, nel senso magari farsi la doccia con un certo tipo di bagno schiuma che lascia un odore particolare, e scegliere la biancheria intima in maniera più curata. Quindi più che andare senza, preferisco sceglierla in maniera particolare, quindi che sia una cosa che mi fa stare bene, con cui mi sento particolarmente seducente, oppure mettere appunto le calze autoreggenti, perché no? Perché è una cosa che io in genere non uso, quindi chiaramente se le metto la persona che sta uscendo con me o con cui sto in quel momento capisce immediatamente il messaggio. E secondo me dalla biancheria, dalla scelta della biancheria intima di una donna si capiscono già molte cose. Vedo Ambra, che ne pensi? Ma che è bellissimo curare l'aspetto della biancheria, eccetera, e a me piace tantissimo curare anche l'idea dell'organizzare il preliminare, perché cioè? Siccome io sono single, allora tendenzialmente quando esco con un uomo per poi arrivare a fare sesso, lo so, quindi già parto da casa e mi organizzo con magari una serie di cose in borsetta, perché mi piace che tutto inizi... Prima, già magari mentre siamo in un locale, stiamo bevendo qualcosa, a volte sono senza gli slip, mi piace che lui lo intuisca magari abbracciandomi o stirandomi il fianco. Poi mentre saliamo le scale di casa gli faccio vedere che magari ho degli oggetti particolarmente interessanti, tipo una volta ho pensato bene di fare dei preliminari con il miele, perché avevo pensato che fosse divertentissimo spalmarmi io del miele addosso e a lui.
E poi sei rimasta appiccicata alle lenzuola per una settimana? No, sono rimasta appiccicata a lui perché gli ho fatto tipo la ceretta. Tutti Forello, ha pianto per tipo mezz'ora. Ma ti organizzi anche con, non lo so, la menta e tè caldo per un eventuale fellazio? Si dice che sì. Usare la menta e il sì. tè caldo per avere questo effetto caldo-freddo sia una bellissima stimolazione per gli uomini. Sì, o mente tè caldo, oppure i cubetti di ghiaccio in una tazzina a parte si può fare, oppure uso degli oli ingeribili, per, tipo profumati, per sì. cui mi può tranquillamente, cioè mi può leccare e se ne accorge magari mentre siamo fuori casa. Quindi già gli... Ah, tu la preparazione nel senso che ti spalmi l'olio prima? Sì, però che magari si assorbe, ma lascia quel gusto, per esempio li ho... alla ciliegia oppure ad altri gusti, allora me li spalmo e già mentre siamo fuori magari mi bacia una spalla eccetera e ti dice che buon sapore che hai. Sì. D'Ambra e la sua trasformazione in grande ciliegia. Invece a Uglia, per te il preliminare in cosa si manifesta? A me piacciono tantissimo, quando posso li faccio, mi piace anche il trench sotto niente. Però se ho tempo, mi piace soprattutto ballare, fare lo spogliarello per l'uomo. Tutto hai, un po' il sì, nuda sotto, lo spogliarello. E mi piace ballare insieme. A me nel casual sex, senza preliminari, il preliminare è proprio il ballo. È trovarsi nella pista, strusciarsi, piacersi. Anche senza parole? Qualche parola. Poche parole. Qualcun'altra usa il ballo come preliminare? Alessia. Avevo per esempio un fidanzato col quale era il nostro rituale. Noi andavamo a ballare, possibilmente musica reggae jam, quindi c'era comunque già una ritmica particolare, molto di bacino, quindi lui soprattutto si metteva dietro, mi prendeva i fianchi, queste mani, e poi andavamo a casa e continuavamo noi due da soli. Però è fondamentale. Anche Cristina? Anche per te il ballo... Sì, è fondamentale. Io mi sono avvicinata al tango da più di 3 anni e praticando cioè mi si è aperto un mondo praticamente con questo ballo così sensuale. Ma... Quindi il ballo in qualche modo per te è un preliminare che ti scalda, che ti eccita, che ti... Sì, io mi ricordo dopo tante lezioni, tanti approcci, io mi ricordo la prima volta che ho chiuso gli occhi e mi sono fatta portare dal mio partner. È stata una cosa fantastica. Cioè, afrodisiaca? Era una cosa eccitantissima, cioè racchiudeva tutto, penso, tutto il discorso dei preliminari che abbiamo affrontato fino a qui. Un lunghissimo preliminare. Sì, un lunghissimo preliminare. C'è qualcosa di afrodisiaco? Per esempio, Ulia, tu mi dicevi che l'olio, così come per Ambra, l'olio afrodisiaco... È una cosa che ti piace, che ti stimola, sì. che introduci. Mi cosa che ti piace? Sì. Da quando ho 30 anni la cellulite avanza inesorabilmente. uso candele prevalentemente. Cioè, a me piace la luce, ma non questa luce, cioè, soffusa di candele. E ci sono le candele che puoi usare la cera. Ce l'ho. Ce l'ho, ho la candela che si trasforma. Questa, giusto? Sì, esatto. E questa come funziona? Funziona che non la cera, l'olio di cui è fatta si può spalmare per fare massaggi. E quindi tante di queste candele che fanno non vedere. Quindi questa... tu accendi le candele da massaggio. E mi piace... Che fanno sia da scenografia sì. sia da strumento. Che eventualmente anche per fare massaggi. Sono profumate. Ma si possono mangiare? Sì, cioè io ho leccato corpi unti da queste candele, non sono ancora... Sei ancora viva! Immagino non ci siano effetti collaterali. No, qua c'è un po' di tutto, mi hanno portato un olio afrodisiaco che si può usare per i massaggi, che va bene per la stimolazione, che è afrodisiaco, quindi gli ingredienti in qualche modo ti surriscaldano il corpo, te lo eccitano, anche ingerendolo. E anche questi altri due olietti sono oli stimolanti, che fungono proprio da
vasodilatatori, per cui se appoggiati sulle zone erogene, sul seno, sul sesso, sulla vagina o sul pene, possono aiutare il sangue ad arrivare meglio, per cui hai questo effetto di caldo, di surriscaldamento, di eccitazione. Gli uomini li usano? Tyler? Io uso olio di mandorle, olio al cocco, cose un po' più semplici. Elementi che servono per vasodilatare, no. Però un buon olio di mandorle, sì, quello è sempre a portata di mano. È sempre, ma, sì, sì. Ma è buono da mangiare dopo? Sì, non dà fastidio. Quindi ce lo passi come, sì, sì, come stimile. Giorgio? No, non uso, mi piace, ma non impazzisco per gli oli. Le candele invece molto. Fabio? Li ho usati, ma preferisco non usarli, nel senso mi piace molto sentire il corpo del mio partner e far sentire comunque il mio. Capita logicamente perché in molti casi oli lubrificanti danno a due uomini una gran mano. Però diciamo che se entrambi sono in gamba, spesso e volentieri possono farne a meno. Giulia, qual è il preliminare che preferisci in assoluto? Allora, innanzitutto il preliminare col cibo. Io, sapendo preparare il sushi, uso molto il sushi anche come strumento. Sei mai stato vassoio di sushi? Ecco, questo lo vorrei provare perché è una pratica che in Giappone si usa molto, ma ancora non ho sperimentato. L'arte di servire il sushi sulla donna nuda ancora non è. Che poi essere il piatto di un eventuale sushi impone al tuo compagno o alla tua compagna, non impone, però sarebbe meglio che lui o lei mangiasse il sushi con la bocca. E mi viene da dire che torniamo sempre alla base, cioè il preliminare più bello arriva dalla bocca, arriva forse dal bacio, che ne dite? Anche perché guardando l'immagine di quei due fidanzati che si baciano, si baciano, si baciano, si baciano, e di bacio parleremo proprio tra pochissimo qui alla Maleducazione. Bentornati alla Maleducazione, questa sera stiamo parlando di preliminari e siamo partiti dallo sguardo, siamo passati attraverso lo spogliarello, gli oli, le creme, il tocco, uscire senza slip, per tornare a un preliminare semplice, che è quello del bacio. Un preliminare che forse è imprescindibile. E c'è una cosa che volevo leggervi di Pedro Salinas sul bacio, che dice così. Ieri ti ho baciato sulle labbra. Ti ho baciato sulle labbra. Intense, rosse, un bacio così corto durato più di un lampo, di un miracolo, più ancora. Il tempo dopo averti baciato non valeva più nulla ormai e a nulla era valso prima. Il bacio è qualcosa che rimane lì, che ti fa perdere forse anche la cognizione del tempo ogni tanto. Edith, per te cos'è il bacio? Attraverso il bacio incontri l'anima di chi ti sta di fronte, è l'incontro di due anime. E a me piace baciare ad occhi chiusi e a volte ad occhi aperti e cambia la sensazione del bacio, ovviamente. Cioè? Diciamo lascio spazio all'immaginazione, perché chiudendo gli occhi si amplificano gli altri sensi e quindi il gusto, l'odore, il profumo della persona, la morbidezza, parlavamo prima di questo. E un bacio molto bello che ho dato è stato un bacio al contrario, cioè? In cui la posizione, la mia e quella di lui, erano al contrario di fatto. Quindi ero sdraiata sul letto. Quindi non così, ma così? Sì. Ed era più intrigante, più, o era strano per cui? È una sensazione completamente diversa. Perché senti le lingue anche al contrario? Sì, la bocca, le forme, il naso, no? Perché il naso non si tocca o comunque... Guarda, nel mio caso si toccherebbe in ogni frangente, è imprescindibile. Agli uomini piace baciare tanto quanto alle donne? Lo chiedo a Roberto. Sì, 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 anche se io ho una tattica per vedere l'effetto del bacio. Ad esempio, il bacio di mattina, appena svegliati. Ah, e lì? Lì ci sono due scuole di pensiero. È un po' una diga, no? Nel senso che in effetti... Chi lo fa e chi lo rifiuta... No, non è che chi lo rifiuta. È chiaro che la mattina quando ti svegli magari risenti di quello che hai mangiato la sera prima, di quello che hai fatto e tutto quanto. Per cui questo bacio, che non è appunto soltanto una dimostrazione d'affetto, ma di carnalità, di comunicazione, una comunicazione forte,
decisa che lega, che ti faccio capire davvero che io ti voglio, specie se lo fa l'uomo alla donna. Il bacio di mattina alle donne, visto che qua c'è una bella rappresentanza di donne, piace oppure no? Gamay, ti piace il bacio di mattina? A me il bacio di mattina piace, al di là del sapore, che poi è comunque sapore del corpo, quindi della notte, e il fatto che possa avere un odore diverso, anche forte, diverso, in fondo è carne, quindi comunque è anche per me sinonimo di una grande intimità. E poi se la dovessi associare ad una parola mi verrebbe calore, perché comunque hai questa forte sensazione di caldo e che è avvolgente comunque, no? E quindi io dal bacio riesco a capire se voglio andare oltre o se voglio fermarmi. No. Sto guardando i volti delle altre ragazze per sapere se questa cosa trova spazio oppure no. Flaminia. Sì, sì, io sono... Un uomo che ti bacia male. Un uomo che ti bacia come non ti piace. Out. Proprio non c'è possibilità di... Anche se bellissimo, anche se attraente. Anche se bellissimo, sì sì. Per me il bacio è la cosa più importante, in assoluto. Come baci tu? Io come bacio? Sì. Appassionata. Appassionata? Appassionata alla scoperta. Mordi le labbra? Mordo le labbra, anche la lingua per giocare... Sì, sì, il bacio mi piace tantissimo. Cioè, se un uomo mi bacia bene, io... Tu? Io posso anche arrivare. Diciamo che abbiamo aperto la serratura con un bel bacio, sì, con Flaminia. Il bacio, sì, sì, per me è importantissimo. Un uomo che bacia male, come lo descrivereste? Chicca. Le leggende vogliono un uomo che bacia male, un uomo che... Ti sbava magari, sì, la faccia. Bello, mi piace, sì. Ti piace? Mi piace essere sbavata proprio. Voglio il trucco qua, voglio. Sì, sì, sì. Sì, per me è importante. Basta il bacio che parte sicuramente anche il preliminare da lì, E per poi dopo arrivare, bacio... come ho detto prima, essere molto, molto forte poi il preliminare, però il bacio assolutamente. E tu come baci? Io bacio benissimo. No, a me Ambra? No, lo sbavo, no, fa proprio impressione. Cioè ti lava tutta, no, cioè il bacio deve essere fatto bene, con le labbra belle, carnose, e poi sentire che ti sta prendendo. E neanche il labbro, quello rigidino, no, un po'. C'è il problema lingua rigida. Ah, anche. Valentina, scusa? Un bacio brutto, proprio perché il bacio è importantissimo, è un bacio per me con una lingua molto rigida, cioè una persona che mette un po' le distanze. Perché ridete? No, la descrizione è di un bacio con le labbra dure, esatto, e la lingua rotante. È una cosa del genere, che mi sembra lo dobbiamo fare perché poi dopo ci sarà anche altro, però non è appassionato, cioè la bocca un po' più aperta, lingua morbida, ci mangiamo un po' nel bacio, no? La lingua morbida è meglio nel bacio? Ci si mangia nel bacio, il bacio con la lingua rigida e non è mangiarsi. La lingua da leccata di gelato. Ah, la lingua da leccata di gelato. Poi non mi permette di entrare, cioè di conoscerti una lingua rigida, perché mi metti la distanza, ti stai chiudendo. Allora, voglio farvi vedere un pezzettino di una clip del remake di Fino all'ultimo respiro. Cosa hai da guardare in quel modo? Guardare.
lingua molto evidente, insomma, un bacio appassionato con un'esplorazione profonda. Un bacio così, Deborah, ti convince a fare l'amore? Sì. E mi convince. Se non lo vuoi fare? Mi convince che loro due l'avranno fatto sicuramente in modo molto gratificante dopo. Qui per me ci sono tutti gli elementi. Lui ti prende, c'è possesso, quindi la virilità decisa. C'è l'acqua, che per me è erotica moltissimo. Per me l'orgasmo con l'acqua è magnifico. E poi c'è la bocca aperta. Io lì aggiungerei anche le mani, cioè adesso lui la sta prendendo, però io se fossi stata metteresti anche le mani metterei in bocca. Le mani nella bocca, vorrei sentire che la lingua che mi si muove anche nelle mani. Alessia? Sì, assolutamente, concordo con Deborah, concordo col bacio del film, perché questo è un bel bacio. Sì, è un bel bacio e anche lì è un po' varia la consistenza della lingua, deve essere morbida, dura, al tempo stesso, nel senso che deve proprio andare a conoscere la bocca, a conoscere l'odore, a conoscere la lingua? Tutto il viso. Tu succhi la lingua nel bacio? No, proprio un succhiare forte, no, Dio, forse mi è anche capitato, sì, non è una mia abitudine, ma... Fabio al succhi la lingua dice sì, sì, sì. Assolutamente sì, è stupendo assaporare la persona, per cui nel momento in cui baci fai capire che stai andando con le tue labbra sulla lingua e succhi la lingua, certo. Ed è una cosa che apprezzate, che vi venga fatta, che fate? Di solito apprezzata. Apprezzata? Me ne rendo conto. Tu te ne rendi conto? Allora, sul bacio come estrema manifestazione d'amore abbiamo sentito una grande cantante che è Ornella Vanoni. Ho sempre pensato che il sesso fosse una cosa molto importante e da ragazza ho avuto parecchie storie inutili per capire cos'era questo sesso e che cos'era il piacere del sesso. Niente. Finché non mi sono innamorata. Cioè io non sono una donna orgasmatica con chiunque. Per me l'amore si deve fare con chi si ama, o perlomeno che ti piace da morire e che ti senti desiderata da morire. Se non è così per me non, ecco, non c'è piacere, non c'è... Quello è il mio tabù. Se non mi ami, se non ti amo, no. Per me il bacio è la cosa più straordinaria dell'amore. Sono pochissimi gli uomini, devo dire sinceramente, che sanno baciare veramente bene. Però per me il bacio è la cosa più straordinaria, più proprio ti sciogli completamente, no? Puoi anche dopo andare a casa, voglio dire, nel senso che è molto concentrata la passione, l'amore, l'attrazione della bocca. Certo ci vuole una bella bocca, bisogna saperla usare, ecco così. È proprio uno scioglimento... Di tutte le parcelle del corpo, di tutte le tensioni. Per me l'amore significa bacio, 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 molto bacio. Chi è che ha voglia di raccontarmi il bacio più bello fino a questo momento della vita? Tyler? Il bacio più bello della tua vita? Non mi dire quello che non l'ho ancora dato. No, assolutamente no, no. In tempi recenti l'ho dato. Ed è stato molto bello perché... Cosa aveva di straordinario? C'era un ti amo negli occhi e nel viso e nel corpo che vibrava e c'era glielo dico, e ci siamo stati tipo 15 secondi guardandoci e io glielo stavo dicendo, non verbalmente, però con tutto me stesso, e lei me lo stava dicendo verbalmente, e poi è stato il bacio più bello che io abbia mai dato. E poi dopo ci siamo confermati che quello era il messaggio. E quello. Allora, visto che questa è l'ultima puntata della Maleducation, abbiamo trattato tantissimi temi in materia di sesso, di desiderio, di sensualità, di anche carnalità estrema per alcuni, per altri invece consueta, vorremmo chiudere con un bacio, che è un preliminare, è un messaggio, è un'intesa, è un ti amo, è qualcosa attraverso quale si può respingere un eventuale compagno d'amore. Ci piacerebbe chiudere con un bacio. Chi se la sente di darsi un bacio in chiusura di questa edizione della Maleducation? Io ce li avrei i miei preferiti sul bacio. Io, Giorgio Elvira. La dolce compagna di questa trasmissione, certo. Do un bacio con grande piacere. Scegliete voi a che genere di bacio ci farete assistere. Noi daremo spettacolo. Davanti a Flaminia.
ci daremo un bacio, secondo me, dolce. Ma scusa, ma che? Mica ecco. Abbiamo paura di loro. Esatto. Vero? Allora, c'è... Si è creato un feeling. Ma io per chiudere, sai perché ci siamo dati un bacio così? Perché penso che la migliore chiusura sui preliminari... Stasera abbiamo parlato di tutti i tipi di preliminari, quelli violenti, veloci, corti, lunghi, sia in una frase di un film molto bello di Lelouch che si chiamava Tutta una vita, dicendo che il preliminare non è null'altro che un acconto sulla felicità. E su questo la maleducation finisce qui. Lo so, siete molto tristi, e anche noi, però se vogliamo continuare a parlare di sesso lo possiamo fare sul nostro sito, vi aspettiamo, www.lamaleducation.la7.it, c'è un forum che a questo punto diventerà il nostro punto d'incontro principale, pensieri stupendi, vi aspettiamo lì. Grazie a tutte le donne, a tutti gli uomini che hanno partecipato, grazie a tutta la squadra, grazie a Chiara, Katiuscia, a tutti quanti, buoni pensieri stupendi a tutti.